mia margherita cotta nell'F1 P134HA. Mamma mia, come riesce, ma io l'assaggio. Buonissima, è troppo buona. Fatevi pure voi questa bella teglia di pizza margherita in sole 3 ore. Why you? 3 ore. Fatevela pure voi e fatemi sapere. Avevo voglia di pizza in teglia, ma non volevo aspettare le classiche 24-72 ore di maturazione. Quindi, secondo voi, si può fare una pizza in teglia in sole 3 ore? Vi rispondo io. Sì, la quantità di lievito non va a pregiudicare la digeribilità del prodotto finale, ma fare 24-72 ore di maturazione ne cambierà solamente alcune caratteristiche, quindi la pizza è digeribile, non vi preoccupate, seguite a me. Andiamo a sbriciolare all'interno il nostro lievito. Andiamo a passare il lievito così all'interno della farina tra le mani. Mi raccomando, la farina deve essere una farina di tipo forte con un W di 300-320. Andiamo a versare tutta l'acqua all'interno, così, subito il sale e andiamo a mescolare. È chiamato anche metodo no-knead, ma io un po' di azione meccanica l'andrò a fare. Fate così finché non viene assorbita tutta la farina. Mi raccomando, utilizzate una leccapentola in gomma, così non utilizzate le mani. Una volta ottenuta questa consistenza appiccicosa, quindi dal momento che ha assorbito tutta la farina, lasciate stare. Guardate, io le mani pulite non ho toccato niente. Prendete olio, andate a versare all'interno, così, e lo facciamo assorbire all'impasto. Sempre così, facendo questi movimenti qui, in modo che si assorba il tutto. Guardate come è uscito l'impasto. Io non gli darei un euro, guardate qua. È bruttissimo. Adesso il riposo farà il suo lavoro. Mettete un piatto sopra, oppure la pellicola, 40 minuti in frigo e poi gli torniamo a dare delle pieghe. 40 minuti sono passati. Guardate qui. Già preso consistenza, no? Con la palettina di prima andiamo a fare questi movimenti qui. Un po' come se fosse un'impastatrice. Facciamo questo per 5 minuti. E possiamo rimettere di nuovo in frigo così per 40 minuti ulteriori. Altri 40 minuti sono passati e abbiamo ottenuto questo impasto qui. Guardate qui, c'è sempre più forza. Con le mani adesso prendiamo i lembi e li portiamo al centro, in questo modo qui. Mettiamoci l'impasto qui sul banco e andiamo a fare delle pirlature. Prendiamo il contenitore, lo mettiamo su e aspettiamo 15 minuti. 10 minuti sono passati, eccolo qua il nostro impasto. Adesso che cosa andiamo a fare? Anzitutto da notare lo spettacolo di questo impasto. Lo andiamo ad allargare così sul banco. Allora, guardate qua che bella, guardate qua che pasta. Prendiamo il nostro impasto, così e così, gli diamo qualche piega qui all'interno del contenitore e lo lasciamo un'oretta a puntare e ci vediamo dopo. Eccoci qua, un'ora di puntata l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farci le pieghe. La nostra teglia dovrà pesare 730 grammi, quindi io andrò più o meno a pesare 730 grammi. Allora, che bisogna fare? Andiamo a mettere un po' di semola rimacinata sul banco. Guardate qua che bella resistenza. Facciamo uno. E facciamo la stessa cosa anche qui. Facciamo la stessa cosa di qui. Lo rifacciamo anche qui. Dobbiamo incollare con le mani, pinzare, in modo che si vada a sigillare il panetto. Prendiamo il nostro contenitore e andiamo a mettere un po' di semola rimacinata all'interno. Così. Prendiamo il nostro panetto e lo mettiamo all'interno. Piatto sopra e facciamo lievitare per ben 2 ore. Eccolo qua, è prontissimo! Oggi andiamo ad utilizzare per questa pizza una teglia in ferro blu. Io l'ho bruciata già, poi vi spiegherò come l'ho bruciata. Abbiamo messo il nostro F1, che per fare le pizze in teglia è il top. Potete utilizzare anche un forno di casa normale alla massima temperatura, stesso minutaggio, ma con questo mi trovo veramente bene. Ho impostato la platea a 320-350 e invece il cielo a 170 gradi. Non ci vorrebbe l'olio, ma io un pochettino, diciamo, ne metto proprio per sicurezza negli angoli, ma diciamo è una cosa mia di precauzione. Andiamo a prendere il nostro impasto dopo 2 ore. Guardate qua che spettacolo. Eccolo qua.
partiamo dall'estremità. Non dovete schiacciare, ma così, con le dita. Poi lo prendete così, lo sgrulliamo e lo finiamo di stendere nella teglia. Vi giuro che il metodo no knead, senza impastare, è troppo... tanta roba. Olio, così. Pomodoro San Marzano, frantumato a mano. Perfetto. A posto. Filo d'olio, che non deve mai mancare. Andiamo nel nostro forno F1P134H o P134H o quello che vi pare. E andiamo per 15 minuti. Buonanotte, fiorellino. Mamma mia, come cresce, mamma mia. Dopo 15 minuti ci siamo. Mi raccomando, fate attenzione che è un attimo bruciarsi. Prendiamo qualche foglietta di basilico e lo andiamo a mettere sotto. E andiamo a mettere il fior di latte. Così. Allora a me l'andate a prendere per altri 5 minuti, in modo che si scioglia la mozzarella. Dai, ci siamo. Ecco qua. Ci trasferiamo qua su una grata. Andate qua. Perfetta. Mamma mia, non vedo l'ora di tagliarla. Andiamo subito a metterci un po' di basilico fresco, filo d'olio. Guardate qua che pizza leggerissima, spettacolare. Io l'assaggio. No. Buonissima. In sole 3 ore, why you? Fatevela pure voi e fatemi sapere.